Il ministro ha speso parole importanti, sicuramente positive per questa azienda, un'azienda che tutela la sicurezza, che comunque vuole lo sviluppo del territorio. Sì, noi siamo qui impegnati da oltre 20 anni, qui abbiamo investito molto, abbiamo investito sulle tecnologie di lavorazione per fare il prodotto migliore, ma abbiamo investito molto in campo grazie alle nostre aziende agricole socie. Proprio oggi, fra l'altro, ieri e oggi c'è in corso le nostre aziende sono tutte certificate, quindi una certificazione col codice etico che è sicuramente qualcosa in più, che certifica la volontà di essere dalla parte della legalità, di rispettare il lavoro e tutte le norme che quest'anno, soprattutto in seguito alle disposizioni di legge del Covid, anti-Covid, diventano fondamentali. Sindaco, questa azienda rappresenta un'eccellenza del territorio, inutile negarlo. Assolutamente sì, questa azienda ha conosciuto una stagione difficile qualche tempo fa. Poi, grazie a un movimento importante del territorio, ma anche di tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle centrali, per fortuna si cambiò verso e si andò verso il potenziamento di questa struttura che oggi produce una quantità di pelati che mette insieme la quantità che si produceva a Mesagne nel 1980, cioè un unico stabilimento riesce a lavorare una quantità così importante, per cui è senza dubbio per la nostra economia una presenza essenziale, ma non solo dal punto di vista dell'economia, ma anche dal punto di vista del know-how e della capacità di offrire lavoro etico, perché Conservitalia fa ai propri dipendenti un contratto etico, quindi un lavoro pulito, lavoro sicuramente che a questo nostro territorio produce benefici importanti.